Radio DJ Carlo Lucarelli. Il radiodramma di Radio DJ. Buonasera a tutti, sono Carlo Lucarelli, questa è Radio DJ e questo è Di Giallo, con un'altra strana e tragica storia del mondo della musica. La nostra storia questa volta inizia con un videoclip. C'è una spiaggia tropicale, una bellissima spiaggia tropicale, la sabbia bianca, il mare blu delle Bahamas. C'è anche un riflesso verde delle palme. C'è una ragazza che cammina lentamente lungo la battigia, si tiene sulla gonna per non bagnarla, poi si avvicina e si china proprio verso la macchina da presa. È bellissima, lunghi capelli neri, labbra morbide, grandi occhi, una bellissima ragazza nera che comincia a cantare e canta come un angelo. Canta una canzone che si chiama Rockin' the Boat. Ecco, quello è un videoclip molto triste, molto bello, anche allegro. Ci sono ragazze bellissime che ballano su un catamarano bianco, uno yacht di lusso. Però è un video triste, perché lei si chiama Alaya. E quando la si vede cantare così, come un angelo, in quel videoclip, quella ragazza bellissima è proprio quello che è diventata, un angelo, perché è morta. Se c'è un destino nei nomi, chiamarsi Alaya ha un significato molto preciso. Alia, così si pronuncerebbe nelle sue lingue originali, solo che gli americani dicono Alaya, naturalmente. Alia, sia in arabo che in ebraico, che anche in swahili, che è una lingua africana, significa qualcosa di grande, di esaltante e suona più o meno come il migliore, la migliore in questo caso. Alia, la migliore. E deve esserci anche un destino nel posto in cui si cresce, perché Alaya Dana Houghton è nata a Bedford-Stuyvesant, un sobborgo di Brooklyn, a New York, ma è cresciuta a Detroit, nel Michigan. E Detroit è la patria di molte cose, la General Motors, per esempio, la fabbrica che fa le macchine, ma soprattutto è la patria della Motown Records, la più grande casa discografica di rhythm and blues e altra musica nera, che ha lanciato musicisti e cantanti del calibro di Marvin Gaye, Diana Ross, i Commodores e i Temptation, solo per ricordarne qualcuno. Però non basta essere nati a Detroit e chiamarsi Alaya, la migliore, per diventare una delle più promettenti star del rhythm and blues e dintorni. Ci vuole anche qualcos'altro. Per esempio, essere la figlia di Diane Houghton, che fa la vocalist in una serie di gruppi di Detroit alla fine degli anni 70, che è quando nasce Alaya. Ma soprattutto, essere la nipote di Barry Ankerson, che è un pezzo grosso proprio della Motown, ed è il marito di Gladys Knight, che ha cantato con Stevie Wonder ed Elton John. Così Alaya comincia a cantare e appare per la prima volta alla televisione, in uno show che si chiama Star Search, dove canta My Funny Valentine, ed ha subito un enorme successo, tanto che comincia subito a cantare nei casinò di Las Vegas. È l'inizio degli anni 90, e siccome Alaya è nata nel 1979, quando inizia la sua carriera di cantante ha più o meno 12 anni. Ma soprattutto Alaya conosce uno strano tipo che si chiama R. Kelly, scritto R. Kelly. R. Kelly in realtà si chiama Robert Sylvester Kelly e prima era anche lui un cantante di R&B, che è la versione moderna del rhythm and blues. Era un cantante di un certo successo. Poi diventa un produttore, uno bravo, uno famoso, e lavora con gente del calibro di Michael Jackson, Notorious B.I.G. e Celine Dion. Ne fa di cose R. Kelly. Album come musicista, album come produttore, colonne sonore, quella per Gotham City, per esempio, della serie di Batman, o remake di Shaft, oppure Space Jam, che è uno strano film con cartoni animati, attori e campioni di basket. Radio DJ, la notte si dice, DJ. R. Kelly, però, è anche uno strano tipo, e su di lui girano strane voci. Dicono che gli piacciono le ragazzine molto giovani, le teenager, tra i 12 e i 14 anni. E un giorno la polizia trova tra le sue cose un sacco di foto pornografiche con ragazze molto giovani, appunto. Trova anche un video in cui fa sesso con una cantante molto minorenne e con lei ci fa cose un po' pesanti, abbastanza deviate, abbastanza strane. La zia della ragazza scopre il video e lo denuncia. R. Kelly viene indagato, ma alla fine viene scagionato per insufficienza di prove. Ecco, R. Kelly nel 1995 si sposa con Alaya, che essendo nata nel 1979 in quel momento ha più o meno 14 anni, l'età giusta per lui. Quando lo si scopre, scoppia lo scandalo. 14 anni sono abbastanza per R. Kelly, ma effettivamente sono proprio pochini per sposarsi. Così il matrimonio viene annullato. Come si fa a non innamorarsi di Alaya? Come si fa a non innamorarsi di un angelo? Alaya ha una carriera rapidissima, tutta di successi. Il suo primo album è del 1994, lei ha 14 anni, e si chiama Age Ain't Anything But a Number, più o meno l'età non è che un numero. I testi e gli arrangiamenti glieli scrive R. Kelly, naturalmente, e il disco diventa subito un disco di platino, che allora, negli Stati Uniti, significava almeno un milione di copie. Soltanto la title track ne vende come singolo 2 milioni negli Stati Uniti e 5 in tutto il mondo. Come si fa a non innamorarsi di Alaya? R. Kelly, infatti, se la sposa. Poi scoppia lo scandalo e non possono più neanche lavorare assieme. Alaya allora si mette con due musicisti della scena hip-hop del momento, Timbaland.
un rapper che di solito suona assieme ad un altro musicista che si chiama Magoo, e Missy Elliott. Con loro fa un album che si chiama One in a Million. 1996, doppio disco di platino, 2 milioni di copie vendute. E poi Alaia fa anche tante colonne sonore, film di cartoni animati come Anastasia o altri film come Il Dottor Dolittle con Eddie Murphy. Però non fa soltanto le colonne sonore, ci recita anche nei film e spesso come protagonista. Per esempio in Romeo Must Die, un action movie con Jet Li, che è una star del Kung Fu, uno degli eredi moderni di Bruce Lee. Lì fa la protagonista. E fa la protagonista anche in La Regina dei Dannati, tratto dal libro della scrittrice di storie di vampiri Anne Rice. E poi recita anche in Matrix, ma non il primo, quegli altri. In quasi tutti i film ci sono suoi brani nelle colonne sonore, come Try Again, unico pezzo nella storia della musica a scalare le classifiche solo grazie ai passaggi in radio. Come si fa a non innamorarsi di Alaia? I suoi fan non l'ascoltano soltanto nei dischi o la vedono nei film. La vedono cantare nei videoclip, che vincono un sacco di MTV Award, che sarebbero più o meno gli Oscar di MTV. Alaia sorride in primissimo piano in I Care For You. Canta dentro un'astronave futurista in More Than a Woman. Accena colpi di Kung Fu assieme a Jet Li in Try Again. Ma soprattutto Alaia balla. Ha imparato da quando era piccola e studiava alla Detroit High School. Sono importanti i videoclip e Alaia è così bella e così brava e poi li fa così bene. C'è una bella idea per lanciare il nuovo singolo, un bel soggetto, da girare su una bella spiaggia lontano, alle Barbados, per esempio. Agosto è un bellissimo mese per andare alle Barbados. Ai primi di agosto del 2005, Alaia ha appena finito di girare il video di Rockin' the Boat. Alaia bellissima che cammina sulla battigia e poi balla con altre bellissime ragazze su uno yacht bianco, catamarano. 5 agosto, ore 6:50 del pomeriggio. Alaia e i suoi collaboratori, il regista, gli operatori, i produttori salgono su un aereo a Marsh Harbour, che è un'isola da sogno delle Barbados. L'aereo è un bimotore Cessna, un aereo piccolino ma non importa, l'aeroporto di Opa-locka vicino a Miami, in Florida, non è lontano. L'aereo rulla sulla pista di Marsh Harbour, si stacca da terra, si alza e 70 metri dopo piomba di nuovo a terra schiantandosi alla fine della pista. Sull'aereo, assieme al pilota e ad Alaia, ci sono altre 8 persone, muoiono tutte, anche lei. Anche Alaia. Per i fan di Alaia, per il mondo del rhythm and blues e del pop, è un colpo. Ma come? Alaia, così bella, così brava, all'improvviso non c'è più. E per colpa di uno stupido incidente d'aereo con un aeroplanino di quelli che volano tra le isole. Saltano fuori un sacco di ipotesi e di voci, come naturalmente succede sempre in queste occasioni. Il pilota, Luis Morales III, si dice non era in grado di pilotare un aereo, neanche un aeroplanino come quello. Aveva preso il brevetto falsificando le ore di volo. Aveva scritto un centinaio e invece erano molto meno. Insomma, dicono, era un pilota inesperto. Non solo. Dicono anche che Morales sarebbe stato ubriaco e straffatto di cocaina. E poi l'aereo, dicono, era troppo carico. Le luci, le macchine da presa e anche 2 passeggeri di cui il sovrappeso, da obesità americana. Se prima di morire era già più che una promessa della musica, dopo la sua morte, naturalmente, dopo una morte così improvvisa e così strana, Alaia diventa famosissima. Esce un album postumo di inediti. Il making di Rockin' the Boat, il video, con le ultime ore di vita di Alaia, viene visto da milioni di persone. Ci sono anche omaggi nelle canzoni di Timbaland e Missy Elliott, e c'è anche una canzone dei Boys to Men che si chiama proprio Alaia Song. Quando muore nell'incidente aereo alle Barbados, Alaia ha 22 anni. Il video che ha girato sull'isola in cui è morta ha una scritta che lo precede, un cartello. Parla di lei, di Alaia, e dice che adesso flutta nell'aria come uno spirito, come un angelo. E chissà, forse era proprio quello il suo destino, fin da quando era piccola, diventare un angelo. Lo era per i suoi fan e per chi la ascoltava nei dischi e chi la vedeva nei video. Adesso lo è diventata per tutti e per davvero. DJ di Giallo. Tra poco, ancora di Giallo. Il radiodramma di Radio DJ.